Buonasera a tutti cari amici di Barba Biancorossa e benvenuti in questo nuovo video da un'altra postazione, un'altra angolazione, come vi avevo promesso rispetto al video scorso. Dunque, oltre a parlare, insomma, abbiamo visto l'amichevole del Bari contro la squadra Curi Pescara, non so adesso bene la denominazione della squadra abruzzese, vinta largamente, ma era scontato appunto per i valori in campo. Ci soffermiamo quest'oggi a parlare dei due insomma, pezzi importanti, addirittura di cessione, uno in particolare già ufficializzato, voglio dire la partenza di Elia Caprile per 6-7 milioni al Napoli. È girato dagli stessi partenopei con molta probabilità alla squadra toscana dell'Empoli e con la 25% della futura rivendita del giocatore a vantaggio della squadra inglese del Leeds. L'altro è che dire, dove ha parlato la gente, dove ha avuto modo di confermare come ci siano le aspettative e comunque le ambizioni da parte del giocatore italo-marocchino di vestire una maglia di Serie A. Anche in questo caso si è fatto il nome dell'Empoli, ma non escluso nemmeno qualche collocazione al di fuori del territorio italiano, quindi in una squadra di un altro campionato estero. Sono due pezzi che si sono rivelati fondamentali nella passata stagione, insomma c'è molto da dire, l'abbiamo visto tutti quanti, sia per chi era allo stadio ovviamente, per chi era davanti alla TV. Numerose sono state le parate di Caprile decisivi ai fini del risultato e numerosi sono stati i gol altrettanto decisivi ai fini del risultato, ma soprattutto nella prima parte di stagione, quando poi è andato a partecipare al mondiale col suo Marocco, e mentre nella parte finale di stagione si è un attimino un po' spento, mentre Caprile è stato sempre all'altezza finanche all'ultima partita, appunto quella dell'11 giugno in casa contro il Cagliari, quando con quel colpo di reni, se vi ricordate bene, su un colpo di testa riuscì a mandare la palla in calcio d'angolo. E sono due pedine, due giocatori che ovviamente sapevamo tutti quanti che avrebbero abbandonato a fine stagione, quindi fino ad ora si parla tanto di portieri, si è parlato di Perisan, di Paleari, di Sepe, di Brenno, del portiere del Gremio. Sembra questa una pista molto calda, quindi nei prossimi giorni ci dovrebbero essere i confronti tra le parti, quindi tra Pulito e probabilmente l'agente di questo portiere brasiliano, tutto da scoprire. Mentre per quanto riguarda il reparto avanzato, insomma, con l'entrata di Nasti, che comunque sta prendendo sempre più spazio all'interno dell'attacco biancorosso, soprattutto negli amichevoli, Schidler che magari avrà ancora più spazio, però io sinceramente mi aspetto uno che arrivi lì in avanti, che possa sostituire degnamente sia per quanto riguarda l'apporto in fatto di finalizzazioni, quindi a livello di pesantezza di ruolo, di quanto possa essere incisivo con i suoi gol, appunto sostituire il partente che gira. Solamente ovviamente i giorni ce lo potranno dire, insomma il calciomercato siamo nel pieno, manca ancora tanto, alcune occasioni ci potranno essere magari anche nell'ultima settimana di agosto, come spesso accade quando alcuni giocatori non riescono ad accasarsi nelle rispettive squadre, però magari alcune altre squadre riescono a cogliere quelle che sono delle opportunità, soprattutto sul piano economico, magari con dei prestiti, con diritto di riscatto, insomma con tutte quante le formule che bene o male tutti quanti noi conosciamo. Io mi aspettavo
a questo punto, col ritiro che comunque sta andando a concludersi, insomma manca ancora qualche giorno, no, insomma mancano 4 giorni, credo 3-4 giorni, 5 giorni alla fine del ritiro di Roccaraso. Sarebbe stato utile soprattutto per Mignani l'arrivo di più giocatori in modo da amalgamare al meglio la rosa e quindi compattare già da subito il gruppo ed oliare i cosiddetti meccanismi di squadra in maniera celere. Però purtroppo oramai, e questa è purtroppo una questione che deve essere affrontata da chi di dovere, l'apertura di un mercato così lungo, ecco, non serve a nessuno. Il mercato, ma questa è una mia opinione, dovrebbe essere aperto un mese solamente, non da luglio, dal primo luglio ufficialmente, che poi sappiamo che il mercato dura tutto l'anno alla fine dei conti, ma ufficialmente aperto dall'1 luglio al 31 agosto, quindi secondo me troppo tempo, veramente esagerato ed inutile anche per la composizione delle rose. Detto questo, quindi io dicevo, mi aspettavo molto di più, oltre agli arrivi di Faggi, di Nasti, adesso ci sarà magari da piazzare qualche altro giocatore in uscita. Mi aspetto sicuramente un terzino sinistro, Maita sappiamo che ha rinnovato, lo stesso è stato per Pucino, magari un altro, insomma, un altro centrocampista di sostanza, ecco, che possa andare a ricoprire quelle che erano le caratteristiche di Michael Folorusso, servirà come il pane, probabilmente anche un trequartista in modo da dare il cambio a Nicola Bellomo, che, aperta parentesi, se non sbaglio vestirà la maglia numero 10. Menez è arrivato, certo, però non sappiamo poi quali saranno le condizioni atletiche, speriamo possa durare il più possibile l'attaccante francese. Serve anche, come ho detto prima, una punta che sostituisca in fatto di gol, perché comunque Menez non è una prima punta vera e propria come la consideriamo noi, può essere una sottopunta come la chiamano adesso, al posto di dire seconda punta oggi dicono sottopunta. E quindi un altro trequartista, visto anche il partente, così si dice, Botta, in modo da dare il cambio a Nicola Bellomo. Quindi come vedete ci sono ancora molti tasselli, molte caselle vuote del puzzle per andare poi a completarlo. Chiaro che ci sarà tempo per Polito fino alla fine di agosto, però bisogna riuscire a concludere quanto prima, a quagliare, come si suol dire. Quindi mi aspetto mosse, vediamo, la proprietà risponderà, anziché dire ai tifosi che chiedono eventuali acquisti, no? Anziché rispondere da parte del presidente, non è che dobbiamo comprare Messi, certo che no, non dobbiamo comprare Messi, però insomma, dobbiamo alzare l'asticella, dobbiamo fare la squadra forte, altrimenti che discorsi di competitività facciamo poi? Detto questo ragazzi, queste erano le mie impressioni, io vi saluto, vi auguro buona giornata, buon proseguimento da questo caldo che oramai ci costringe veramente a boccheggiare da più giorni. Speriamo che, pare che le indicazioni climatiche da parte dei meteorologi dicano che ci saranno un abbassamento delle temperature, quindi un po' di refrigerio, un po' di respiro. Come sempre, Ale la Baralè, e mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi al canale, lasciare un like, ad attivare la campanella delle notifiche e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate dell'andamento di questo mercato per quanto riguarda la nostra amata Bari e naturalmente quello che vi aspettate anche con tutti i nomi che circolano. Un saluto ancora a tutti quanti voi. Ciao!